In Louisiana sono morte decine di migliaia di pesci e crostacei. A causare la morte sarebbe stata un'alterazione dei livelli di ossigeno nella superficie dell'oceano. Il 2 gennaio sono stati ritrovati in Brasile, sulla spiaggia di Paranagua, i resti di circa 100 tonnellate di pesci, prevalentemente sardine. Sempre il 2 gennaio arriva dalla Nuova Zelanda la notizia che centinaia di pesci della specie pagro rosa si sono arenati sulle coste della penisola Coromandel. Il caso della Nuova Zelanda aggiunge un tassello macabro al già inquietante mosaico. Molti degli esemplari morti non avevano più gli occhi. E lo spiaggiamento dei pesci richiama alla memoria un altro dramma straziante che da decenni attende una spiegazione. Il 30 ottobre del 1998, 300 balene sono morte misteriosamente in una baia della Tasmania. Il 27 luglio 2002, un branco di 58 cetacei si è arenato in una spiaggia dell'Australia occidentale. Nonostante gli sforzi dei ranger e dei volontari, soltanto 6 esemplari si sono salvati. L'8 gennaio 2003, in Nuova Zelanda, 160 balene si sono dirette verso la costa e tutti i tentativi fatti per riportarle al largo si sono infranti contro uno scioccante dato di fatto. Liberate in mare aperto, le balene si sono voltate e sono tornate nuovamente a riva. Il 22 maggio 2008, un centinaio di globicefali sono stati trovati agonizzanti sulle spiagge di Yoff, in Senegal. Anche in questo caso gli animali, ricondotti al largo, sono tornati sulla spiaggia, a morire. È possibile che le balene decidano di suicidarsi? Cosa le spinge a nuotare verso le spiagge, in braccio a una morte certa? E perché, se riportate al largo, scelgono di tornare indietro, verso la fine? Secondo alcuni studiosi, le cause andrebbero ricercate nei cambiamenti del campo magnetico terrestre, capaci di mandare in tilt i sistemi di orientamento delle balene. Negli ultimi 150 anni, il polo nord magnetico si è spostato di 2000 km e il campo magnetico terrestre ha perso il 15% della sua forza, offrendo uno scudo sempre più debole alle radiazioni solari. E proprio l'attività del Sole sembrerebbe avere un collegamento con la morte delle balene. Ho studiato come l'attività solare influisca sugli spiaggiamenti, confrontandomi anche con altri studi del passato sugli stessi argomenti. Il 90% degli spiaggiamenti avviene quando il ciclo solare è inferiore a 11 anni. Klaus Fanselow, professore dell'Università tedesca di Kiel, che ha analizzato i casi di spiaggiamento delle balene nel Mare del Nord tra il 1712 e il 2003, sostiene che le balene nuotino seguendo il campo magnetico terrestre grazie a cristalli di magnetite presenti in alcune cellule del loro corpo, lo stesso sistema utilizzato da alcuni uccelli migratori. Secondo gli studi del professor Fanselow, quando il ciclo delle macchie solari, che normalmente dura 11 anni, subisce variazioni, aumenterebbe il numero degli spiaggiamenti. Ma oltre alle interferenze magnetiche del Sole, c'è un altro responsabile per la morte delle balene: l'uomo. Il traffico navale, le esercitazioni delle navi militari, le trivellazioni petrolifere producono rumori tali da stordire i cetacei, fino a disorientarli del tutto e portarli alla morte. Tutti i suoni prodotti dall'uomo possono influire in maniera negativa sulla vita dei cetacei, perché riducono soprattutto il range di propagazione, riducono la portata dei suoni che i cetacei possono udire, e introducendo rumori persistenti, rumori molto forti, possono coprire quelli che sono i suoni originali degli oceani. Il
Insieme alla caccia, i rumori prodotti dalle attività umane rappresentano oggi il nemico numero uno per questi giganti del mare. C'è chi chiama in causa anche esperimenti militari segreti, come il famoso e controverso progetto HAARP americano. Nel cuore dell'Alaska, dal 1994, una fitta serie di gigantesche antenne compone un inquietante bosco meccanico. A cosa serve? In teoria, a studiare le aurore boreali. Ma c'è chi crede che si tratti invece di un arsenale militare pronto a colpire. Frequenze in grado di cambiare il clima di un paese ostile. Cina e Russia, da anni, puntano il dito contro il progetto HAARP. Gli Stati Uniti negano ovviamente alcun uso militare di HAARP, ma c'è chi immagina che le frequenze sparate nella ionosfera potrebbero essere la causa delle misteriose morti in volo di merli e tortore. D'altronde, quella del controllo climatico è un'ipotesi molto meno fantascientifica di quanto si creda. Stiamo per mettere ordine in questo evento dal sapore apocalittico, la moria di animali che il nuovo anno ha portato nel mondo. Controllo climatico significa anche essere in grado di gestire il meteo. Pioggia o siccità sono importanti per l'agricoltura e l'industria di un paese. È a questo punto che entrerebbero in gioco i militari. Possedere la capacità di determinare fenomeni naturali su una nazione ostile può essere molto utile per influire sulle scelte politiche, impedendo magari di far piovere per anni su un determinato territorio. Un programma militare statunitense top secret, denominato Operazione Cloverleaf, implicherebbe modificazioni climatiche, comunicazioni militari, ricerche sul buco dell'ozono e sul riscaldamento globale finalizzate allo sviluppo di armi spaziali e biologiche. Attraverso lo spargimento di tonnellate di nubi cariche di particelle con gli aerei, l'atmosfera planetaria sarebbe trasformata in un mega conduttore utile a progetti militari. Queste sostanze migliorerebbero il funzionamento dei radar militari e delle onde radio e accecherebbero i satelliti in orbita durante le operazioni militari. Attraverso bario, alluminio e torio radioattivo, elementi altamente tossici rilasciati nell'aria, le forze armate americane sarebbero in grado inoltre di riprodurre in tre dimensioni il territorio del teatro di battaglia, ottenendo informazioni fondamentali per decidere come agire contro il nemico. L'uomo moderno deve certamente assumersi delle serie responsabilità riguardo al modo con il quale ha trattato la terra, la natura. Un uomo che ha fatto degli enormi passi avanti nella tecnologia, nella scienza, ma che sembra essersi dimenticato della propria casa, di questa piccola pallina che galleggia nello spazio, la Terra. E quando accadono fatti come quelli che stiamo raccontando, con coincidenze sorprendenti, e quando a spiegare il tutto ci sono delle ipotesi dettate dalla scienza ufficiale che non convincono, ecco che prendono piede altre ipotesi, molto più fantastiche, legate alle profezie e al catastrofismo. Allora cerchiamo di ripercorrere anche queste insieme, guardandole con un occhio attento ma disincantato, cercando di capire, come ha detto qualcuno, se quello che stiamo vivendo non è altro che l'inizio della fine. Scopriamolo insieme. Una delle più famose profezie legate alle stragi di animali diffuse dai catastrofisti riguarda la straordinaria moria di api che sta interessando il Nord America e l'Europa negli ultimi anni. Numerosi apicoltori sono stati testimoni di fatti assolutamente sbalorditivi. Interi sciami di api trovate morti al suolo, in quantità tale da poter essere raccolti a piene mani. In altri casi, centinaia di migliaia di esemplari sono letteralmente scomparsi, come se avessero improvvisamente perso il loro formidabile senso dell'orientamento. Secondo la rivista Science,
dal 1980 le api della Gran Bretagna sono diminuite del 52%, quelle dei Paesi Bassi addirittura del 67%, e in Italia solo nel 2007 si è registrata la perdita di ben 200.000 alveari, più di un quinto del totale. Il disastro interessa tutta l'Europa, ma soprattutto il territorio nordamericano, dove in alcuni stati si sono raggiunte le altissime percentuali del 60-70%. Alcuni studiosi pensano che il fenomeno sia dovuto ad un temibile parassita chiamato Varroa destructor, mentre altri attribuiscono la morte delle api alle coltivazioni transgeniche. Scienziati dell'Università tedesca di Landau credono invece che possano essere le radiazioni dei telefoni cellulari a disorientare le api, impedendo loro di ritrovare la strada del proprio alveare. Pochi giorni fa, alcuni file segreti diffusi da WikiLeaks hanno invece puntato il dito contro un particolare pesticida e utilizzato in tutto il mondo negli ultimi 20 anni. Secondo WikiLeaks, l'Agenzia Americana per la Protezione Ambientale avrebbe ricevuto pressioni per dichiarare tale insetticida del tutto innocuo. A confermare i dati diffusi da WikiLeaks sarebbe un fatto avvenuto in Italia. Negli ultimi 3 anni il nostro paese ha vietato l'uso del pesticida incriminato e da allora la popolazione delle api sembra essere in ripresa. Ma al di là delle cause di questo fenomeno inquietante, ciò che preoccupa sono le conseguenze che un'eventuale estinzione delle api potrebbe provocare. Questi insetti, infatti, sono i responsabili dell'impollinazione di ben 22.000 specie di piante, tra cui la maggior parte delle varietà di frutta e verdura che noi mangiamo, e molti dei cereali utilizzati nell'allevamento. Se il numero delle api dovesse ridursi drasticamente nei prossimi anni, l'uomo potrebbe ritrovarsi in un ambiente terrestre completamente diverso, privo della maggior parte degli alimenti di cui si nutre. I catastrofisti, addirittura, credono che se le api dovessero estinguersi, l'intera umanità scomparirebbe in soli 4 anni. I volatili, i pesci e tutte le altre centinaia di migliaia di animali morti contemporaneamente nel mondo in questi giorni sono il segnale che la fine si sta avvicinando. Tutto quello che è avvenuto fa parte dell'ordine naturale delle cose. Animali che muoiono perché colpiti da una tempesta, animali che sono colpiti da un'epidemia e quindi vanno a morire sotto i nostri occhi nelle nostre città. Niente è collegabile dalle due sponde dell'Atlantico, Stati Uniti d'America ed Europa. Quindi sicuramente ci troviamo di fronte a una situazione del tutto naturale. È assolutamente da escludere che si tratti di una catastrofe mondiale, per cui stanno morendo tutti gli uccelli sul globo terrestre. Altra cosa che è da escludere è che ci sia una malattia portata dagli uccelli e trasmissibile all'uomo. Non si tratta di nessuno di questi due casi. Come sempre, non crediamo alle ipotesi catastrofiste, lo abbiamo detto tante volte nel corso dei nostri viaggi, ma finché le risposte ufficiali tarderanno o saranno in contrasto l'una con le altre, ci sarà sempre qualcuno che si sentirà in diritto di dire qualunque enormità. Del resto è l'ignoranza che genera mostri e l'indifferenza o la banalizzazione dei problemi non aiuta la verità.